Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di questa edizione. 14 anni di carcere ad Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che ha prestato l'identità a Matteo Messina Denaro. Sempre oggi la procura ha chiesto la condanna a 15 anni per Laura Bonafede, amante storica del capomafia. Catania, truffatore seriale denunciato dalla polizia. Ha rubato 150.000 euro a un anziano spacciandosi per un broker di una nota compagnia di investimenti. Emergenza idrica, vertice in prefettura d'Agrigento, saranno gestite autobotti per tutte le abitazioni e a prezzi contenuti. Catania città insostenibile, vi mostriamo le difficoltà di chi quotidianamente si sposta in carrozzina con la metropolitana, diverse le fermate off limits per i disabili. Allerta arancione per rischio incendi a causa delle forti ondate di caldo africano che avvolgerà Palermo e provincia. Chi ha subito danni l'anno scorso dice: abbiamo paura, non è cambiato nulla. L'Etna irrequieto, franata la parete sud-est del monte Pomiciaro sopra Zafferana. Le fasi del crollo riprese dal drone della forestale in una zona impervia della valle del Bove. Il calcio, a Palermo il nuovo DS al lavoro per le prime operazioni di mercato. Ferrari e Banteputte tra gli obiettivi del club. Il Catania in attesa di poter ufficializzare Mimmo Toscano. Lavora già alla costruzione della nuova rosa. Dunque il GUP di Palermo ha condannato a 14 anni di carcere Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che ha prestato l'identità a Matteo Messina Denaro. Oggi la procura in un separato processo ha chiesto la condanna a 15 anni per la cugina del geometra, Laura Bonafede, amante storica del capomafia, Laura Spanò. L'uomo che prestò l'identità a Matteo Messina Denaro, il geometra di Campobello di Mazara, Andrea Bonafede, è stato condannato dal GUP di Palermo a 14 anni di carcere. Dopo la condanna a 13 anni inflitta a Lorena Lanceri, vivandiera e tra le amanti del boss, quella di oggi al geometra Bonafede è la pena più pesante comminata ai cosiddetti fiancheggiatori che negli anni hanno sostenuto e protetto Matteo Messina Denaro. Bonafede era imputato di associazione mafiosa e concorso in falso. L'accusa era rappresentata dai PM Gianluca De Leo e Piero Padova. La Procura di Palermo in una delle ultime udienze aveva depositato nuove prove a carico dell'imputato. Il GUP, che il 13 maggio avrebbe dovuto emettere la sentenza, si era così riservato sull'ammissione delle acquisizioni dei PM, rinviando prima al 20 maggio e poi ad oggi il verdetto. Dagli elementi raccolti dai magistrati è venuto fuori infatti che Bonafede era a disposizione del capomafia prima del suo arresto. Indagando su un altro prestanome del capomafia, l'architetto Massimo Gentile, che avrebbe ceduto la propria identità al boss per comprare un'auto nel 2014, i magistrati hanno scoperto che il veicolo nel 2017 venne intestato alla madre di Bonafede, segno che tra i due c'erano rapporti già allora, ma non solo. La prima casa di Campobello in cui Messina Denaro ha vissuto venne affittata a nome di Andrea Bonafede nel 2007, fatto questo confermato dall'ex convivente dell'imputato che ha detto agli inquirenti che il geometra non ha mai abitato nell'appartamento avendo convissuto con lei, nonostante pagasse il canone. Sempre la Procura di Palermo, in un separato processo, oggi ha chiesto poi a conclusione della requisitoria dei PM Padova e De Leo la condanna a 15 anni per la cugina del geometra, Laura Bonafede, amante storica del capomafia. Alla donna, arrestata ad aprile 2023, inizialmente era stato contestato il reato di favoreggiamento aggravato, modificato nel corso delle indagini in quello di associazione mafiosa. La Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna all'ergastolo per omicidio a Letizia Spatola e Salvatore Blanco, la madre e il patrigno di Evan, il bimbo di un anno e mezzo morto a Rosolini 4 anni fa. Confermata dunque la sentenza del 2022 della Corte d'Assise di Siracusa. Secondo l'accusa il bimbo è morto per le lesioni inflitte dall'uomo davanti alla madre, che non è mai intervenuta. Dall'autopsia è stato accertato che l'insufficienza cardiorespiratoria fatale per il bimbo era dovuta alle gravi lesioni subite.
truffa a Catania ruba 150.000 euro a un anziano con un doppio raggiro, ma la polizia lo scova. Si era spacciato per un broker di una nota compagnia di investimenti per derubare un 83enne catanese, portandogli via i risparmi di una vita. Eva Spampinato. Prima gli ha rubato i risparmi di una vita, 150.000 euro, spacciandosi per un broker di una nota compagnia di investimenti. E poi, non contento, ha finto di essere un agente di recupero crediti e gliene ha sottratti altri 3.000, facendo credere alla vittima che con quella somma gli avrebbe fatto recuperare i 150.000 euro persi. Un doppio raggiro smascherato dalla polizia, che ha denunciato un uomo di 69 anni residente a Salerno con diversi precedenti. Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno identificato e denunciato l'autore della truffa aggravata online con diversi precedenti per reati contro il patrimonio. L'indagato sarebbe un truffatore seriale che ha conquistato la fiducia della vittima, agganciata telefonicamente, con una promessa di investimenti in borsa sicuri e redditizi. L'83enne ha fornito le proprie credenziali bancarie al truffatore, che nel giro di qualche ora gli ha svuotato il conto corrente bancario attraverso diversi prelievi di denaro per un importo complessivo di 150.000 euro. Ma il truffatore senza scrupoli non si è fermato e dopo qualche mese ha ricontattato l'anziano con un altro numero, presentandosi come dipendente di un'agenzia di recupero crediti e assicurando, per 3.000 euro, un aiuto per recuperare i 150.000 euro che lui stesso gli aveva rubato. L'anziano ha prima pagato e poi capito il raggiro. Attraverso l'analisi dei numeri telefonici, la polizia ha rintracciato il truffatore seriale. Un petardo già esploso è stato trovato dentro al cofano dell'auto dell'assessore alla legalità di Priolo Gargallo, Cristian Bosco. Sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno recuperato l'ordigno. L'amministrazione comunale di Priolo Gargallo, in una nota, condanna fermamente il vile gesto intimidatorio. Ad Agrigento, vertice in prefettura sull'emergenza idrica. È stato deciso di garantire autobotti per tutte le abitazioni a prezzi contenuti. I dettagli nel servizio di Davide Sardo. È una corsa disperata contro il tempo siccitoso e implacabile. Il nord Italia è allagato, in Sicilia invece il deserto e l'esasperazione, l'affanno alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento. Dall'ennesimo vertice in prefettura è emerso paradossalmente che le risorse idriche per tamponare la crisi non mancano, ma sono raggiungibili solo dalle autocisterne. E allora la soluzione prospettata, in accordo con l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, è autobotti per tutti e a prezzi contenuti. È una proposta che appare non semplice e poco concretizzabile. L'AICA è convinta e il prefetto condivide. Chi ha bisogno dell'acqua perché non gliene è arrivata abbastanza avrà direttamente da AICA, con le autobotti dell'AICA, un servizio integrativo ove non riesca per esempio a riempire le cisterne. E naturalmente per questo servizio ci saranno le priorità classiche stabilite dalla norma, cioè chi ha un disabile in casa, le strutture sanitarie e poi così discendendo. Dunque, ricapitolando, l'acqua proveniente dalle fonti che non sono collegate alla rete idrica né collegabili sarà condotta nelle abitazioni con le autobotti dell'AICA. Gli autobottisti privati potranno operare solo se trasporteranno acqua dell'AICA regolarmente pagata e dovranno registrarsi in un elenco per svolgere un servizio non abusivo. Chi trasporta acqua pubblica garantisce che quell'acqua sia regolarmente pagata e non solo. Si garantisce che quell'acqua sia buona, che non sia acqua di dubbia provenienza da cui possono scaturire delle malattie ove per esempio con una carica batterica troppo alta. Avrà quindi un documento il quale, mostrato alle forze di polizia, che faranno molti controlli nei prossimi mesi, potrà garantire subito, senza problemi, che il servizio è un servizio legale. Il cittadino pagherà una parte all'AICA e una parte all'autobottista, un sistema che, sperimentato a Sciacca, ha già sortito un effetto positivo. Tantissimi cittadini hanno chiesto di allacciarsi alle reti idriche. Su richiesta della FICE, Circumetnea Metropolitana, da domani, mercoledì 12 giugno, parte della circonvallazione di Catania sarà chiusa al traffico per consentire indifferibili lavori per il collettore fognario all'altezza della stazione Metro Montepò, in funzione dell'imminente apertura delle stazioni della metropolitana Fontana e Montepò, lo rende noto il Comune. Quindi dalle 9 sarà chiusa al traffico via Felice Fontana, carreggiata nord
nord dalla rotatoria di Montepò in direzione Mister Bianco. Viabilità alternativa sarà la strada complanare di via Mezzocampo che dalla rotatoria di Montepò bypasserà il tratto chiuso della circonvallazione. Per tutti gli eurodeputati eletti in Sicilia adesso è tempo di festeggiamenti e riflessioni. In attesa dell'insediamento sentiamo le voci raccolte da Luca Ciliberti. Nutrita e diversificata la pattuglia degli 8 europarlamentari che arriverà a Bruxelles dal collegio Isole. Per tutti è tempo di festeggiamenti. Rifletterà sul da farsi con Schifani e con il suo partito Mister Preferenze e di Tamaio. Per ora godiamoci questo grandissimo risultato, poi mi siederò col partito per decidere insieme qual è la migliore strategia da fare. Se dovesse rinunciare, lo scorrimento premierà proprio l'uscente Caterina Chinnici. Chi andrà certamente in Europa sarà Marco Falcone, che dopo una campagna elettorale cominciata praticamente a dicembre, adesso si gode il successo. Avevo il piacere, l'esigenza, ma se vogliamo anche la curiosità di capire se dopo 7 anni di governo quello che avevamo fatto si traducesse anche in dato politico. Nelle fila di Fratelli d'Italia ha funzionato il tandem Ruggero Razza-Giuseppe Milazzo. È stata una campagna elettorale frutto di un lavoro di squadra. Guai a pensare che un risultato peraltro importante come quello che abbiamo raggiunto potesse essere raggiunto personalmente. Ed è proprio l'uscente riconfermato a ricordare che le sue scelte e la sua lealtà verso il partito sono state premiate. Un partito in maggioranza per andare in un partito all'opposizione e fare una lunga, lunghissima traversata nel deserto che ha portato alla mia rielezione. Una rielezione che sa di rivincita personale anche per Raffaele Stancanelli, candidato a questo giro con la Lega. Ci sono le persone che si occupano del territorio, rappresentano il territorio e hanno i successi. Signore, così la democrazia funziona così. Il PD arriverà a Bruxelles al momento solo con Peppino Lupo, storico esponente Dem. Ritorna in Europa dopo 30 anni invece Leoluca Orlando con la lista Verdi e Sinistra. Successo personale infine anche per Giuseppe Antoci, eletto nel Movimento 5 Stelle. Tantissime preferenze, tantissime carezze al cuore per una Sicilia che mi ha travolto d'affetto. Ma attenzione, queste tantissime preferenze hanno bisogno della massima attenzione. Per tutti adesso sarà tempo di preparare le valigie. Primo appuntamento in agenda a metà luglio per l'insediamento ufficiale con la plenaria di Strasburgo. A Tortorici nel Messinese scoperta una nuova truffa sui fondi agricoli dell'Unione Europea. Sequestro da 200.000 euro a un imprenditore, Francesco Triolo. Una frode all'Unione Europea con false attestazioni di possesso di terreni agricoli ha portato oggi al sequestro di beni, tra cui una società agricola, per un valore di circa 200.000 euro da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Il provvedimento arriva a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura Europea di Palermo, che ha segnalato il responsabile dell'indebita percezione di finanziamenti comunitari. L'attività delle Fiamme Gialle di Capo d'Orlando ha svelato una truffa posta in essere dall'amministratore di una società agricola sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e sul Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale, che nelle campagne dal 2017 al 2021 aveva ricevuto risorse comunitarie non spettanti per un importo totale di circa 190.000 euro. L'amministratore della società agricola, attraverso diversi stratagemmi, aveva indicato nelle domande uniche di pagamento inoltrate all'AGEA terreni di proprietà del demanio della regione siciliana, in realtà mai concessi, terreni di proprietà di soggetti totalmente ignari, oltre a terreni contrattualmente destinati al pascipascolo che normativamente non consente di richiedere contributi. L'amministratore è stato denunciato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e la società è stata segnalata per gli aspetti concernenti la responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente dal reato. Mobilità insostenibile a Catania. Vi mostriamo le difficoltà di chi si sposta in carrozzina con la metropolitana, dove alcune fermate sono off limits per i disabili, mentre in altre, come Cibali, è quasi impossibile prendere l'ascensore. Tonino De Mana. Anarchia, sosta selvaggia, barriere architettoniche. Sono almeno 3 a Catania le complicazioni per i diversamente abili, a cui si aggiunge un altro ostacolo, ovvero muoversi in metropolitana. Mobilità insostenibile per chi si sposta in carrozzina, con la tratta poco inclusiva tra Stesicoro e Nesima. In attesa di consegnare le stazioni Fontana e Montepò, lo si vede nel pannello, per i disabili è off limits l'accesso alle stazioni Galatea, Italia, Giuffrida e Borgo. Praticamente sono impossibilitati a raggiungere il centro cittadino.
Si parla tanto di mobilità sostenibile, eppure ancora oggi nel 2024 raggiungere il centro della città con la metropolitana per una persona con disabilità è impossibile, in quanto le fermate della metro sono inaccessibili. Tutto ciò è non solo insostenibile, ma anche vergognoso. Nella fermata Cibali, questa volta con il logo della carrozzina, non mancano altre difficoltà. In questo caso l'ascensore nel terminal di via Bergamo c'è, ma il pulsante è disabilitato per scendere ai piani sotterranei e manca pure la targhetta per chiedere l'intervento del personale autorizzato. Dopo avere il pigiato e il pulsantino per l'ascensore non è arrivato, non si azionava. A quel punto abbiamo cercato di trovare un numero, qualcosa per poter contattare qualcuno, ma non c'è nessun tipo di riferimento. Per tutti, niente servizi igienici in metro. Che non ci sono qui, ma anche nelle altre sono assenti. E questa è una cosa tutta nostra catanese. Niente metro per raggiungere Borgo o Corso Italia, per fare un esempio. Bisogna quindi servirsi di strade e marciapiedi, e sono dolori, come nel caso della circonvallazione di Catania, dove pali, aiuole e scalini non permettono il transito e rappresentano un ostacolo difficile da raggirare. Caldo africano e rischio incendi in tutta la Sicilia, soprattutto nel palermitano, che ha subito danni l'anno scorso, dice: abbiamo paura, non è cambiato nulla. Marco Gullà. L'allerta è arancione per rischio incendi a causa di forti ondate di caldo, un caldo africano che avvolgerà in queste ore in particolare la città di Palermo e poi la provincia. E così molti cittadini ripiombano nell'incubo vissuto l'anno scorso, quando gli incendi misero in ginocchio tantissime zone del capoluogo e molti paesi dell'Interland. Lo scorso anno, quello che abbiamo passato l'inferno su terra, incendi ovunque, hanno perso la vita 6 persone, tra cui mio padre. Oltre mio padre, ovviamente, tante persone hanno perso la casa. Ci sono stati ettari ed ettari di boschi bruciati. Un inferno sulla terra. E guardate già la mappa degli incendi in Sicilia nelle ultime ore. Roghi in molte province. Chi ha subito danni l'anno scorso ha il timore che con l'aumento delle temperature l'incubo incendi tornerà in auge. Si diramano gli allerta, ovviamente la popolazione siciliana è tutta avvilita, perché chi ha vissuto il disastro dell'anno scorso ne ha ancora un ricordo che è veramente da cappone alla pelle. Quindi io do dei consigli: organizzatevi sempre con i vostri vicini, i vostri dirimpettai anche di montagna. Io spero che qualcosa si smuova quest'anno e per i prossimi anni, non solo per Palermo, per tutta la Sicilia, perché sembra che siamo proprio uno stato a sé, siamo stati abbandonati da tutti. Noi siamo già in crisi. Franata la parete sud-est del Monte Pomiciaro sul versante dell'Etna. Nelle spettacolari immagini riprese dal drone della forestale, le fasi del crollo su una zona impervia della Valle del Bove. Giusy Lazzara. Prima un gran polverone visibile da Taormina che ha ingannato persino la guardia forestale, che pensava un incendio. In realtà è stato il crollo della parete sud-est del Monte Pomiciaro a quota 1007 sull'Etna a far sollevare la nube. Nelle immagini del drone della forestale si vede la frana che sta riversando centinaia di metri cubi di detriti su una zona impervia della Valle del Bove. In stato d'allerta la forestale di Zafferana, che monitora da 10 giorni le microfrane culminate con il crollo di domenica mattina. E non è la prima volta che vediamo cedere una parete rocciosa sull'Etna. Quest'anno però c'è una novità, dice Salvo Casella, comandante della forestale di Zafferana, legata alla siccità che ha reso il terreno meno resistente all'erosione. Adesso sotto controllo il sentiero zoccolaro, che costeggia il costone che si sbriciola e si inerpica per arrivare a una piazzola dove c'è una veduta dell'Etna. Sale l'allerta anche per il sindaco di Zafferana, Salvo Russo, che prima di essere rieletto aveva emesso un'ordinanza per il divieto di transito su questo sentiero agli escursionisti e ai turisti. Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, è iniziata la 9ª campagna di scavo all'interno del quartiere ellenistico romano, coinvolti studenti universitari di tutta Italia. Davide Sardo.
Il litorale agrigentino, compreso nel parco archeologico, è un cantiere in corso. Da ultimo sono appena iniziati dei lavori di scavo nella zona di Villa Romana, in contrada Durrueli, tra Porto Empedocle e Real Monte. E adesso inizia un'altra campagna di scavi ad Agrigento, nel quartiere ellenistico romano. E la città dei templi assurge e si consolida come meta di studio e ricerca di archeologi, soprattutto giovani provenienti da ogni parte d'Italia, testimoniando interesse e attenzione verso ciò che non è ancora stato esplorato intorno alle colonne doriche. Questo qui è un cantiere didattico, quindi siamo tutti studenti dalla triennale alla scuola di specializzazione, anche alcuni dottorandi, e quindi è un'esperienza prima di tutto formativa e didattica. Siamo nel vano centrale dell'abitazione, che fa parte di un sistema di tre stanze, le più importanti dell'abitazione, dove gli uomini si riunivano a banchetto. È un ambiente prestigioso di questa casa antica, e in questo momento stiamo scavando il crollo dei piani superiori. Allora, questo è un sito straordinario da tutti i punti di vista, assolutamente. Il parco della Valle dei Templi è un contesto assolutamente straordinario, rarissimo a livello proprio del Mediterraneo. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di iniziare uno scavo in una casa che è perfettamente conservata per una serie di motivi che stiamo adesso studiando. Nel 2013 sono venuti alla luce i resti di ben due edifici termali, complessivamente di piccole dimensioni ma molto interessanti. Dalle precedenti opere nel luogo sono emerse pitture parietali all'interno di case, mosaici, ceramiche corinzie e frammenti di ceramica rodio-cretese dell'antica Kragas, fondata nel 580 avanti Cristo. E adesso una pausa, TG Sicilia torna tra pochissimo. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, Palermo, giorni di calciomercato, Bigone e De Santis lavora alla ricerca di giocatori che possano aumentare la qualità della rosa. Marco Gullà. Nomi, interessi e già potenziali trattative. Prosegue il mercato del Palermo con De Santis e Bigon, che studiano i migliori nomi per la prossima stagione. Un profilo per rinforzare la difesa con esperienza sarebbe quello di Ferrari, che a fine giugno si svincolerà dal Sassuolo. Sul calciatore che Dionisi ha allenato, però, ci sarebbero anche Como e Venezia. Nel Sassuolo, più defilati, ci sarebbero anche De Frelle e Mulattieri, che interessano, ma non sarebbero al momento una prima scelta. L'altro nome è quello di Borrelli, con i rosa la porta dopo lo strappo col Brescia. Il Frosinone, che ne detiene il cartellino, non sembra intenzionato a confermarlo. In difesa si raffredda la pista Cacace per i troppi soldi richiesti dall'Empoli, 4 milioni di euro. Il Palermo inoltre sarebbe interessato a Yari Van de Putte, esterno del Catanzaro, reduce da ottime stagioni. Sul giocatore però c'è tanta concorrenza. Piace anche Giuseppe Caso, vicino ai rosa nelle scorse sessioni di mercato. In attesa di Toscano, il Catania ha già cominciato a guardarsi attorno per costruire la squadra della prossima stagione. Marco Carli. Una piazza, un club, dei colori che non hanno niente a che vedere con la Serie C e che sono adatti ad altri e più alti palcoscenici. Si sono trovati su questa lunghezza d'onda i dirigenti del Catania, Faggiano l'ha anche più volte ripetuto in conferenza stampa, ma anche l'allenatore scelto dagli etnei, quel Domenico Toscano, che ha un'altissima considerazione di Catania, valutandolo appunto un lusso per la C. Lui, che è considerato come un mago delle promozioni dalla terza serie alla cadetteria, lo dicono i numeri, l'unico tecnico ad aver vinto 5 campionati di Serie C, l'ultimo a Cesena, società con cui ha ancora un anno di contratto, ma da cui si svincolerà. In Romagna danno come fatto l'arrivo di D'Aversa al suo posto, dunque risolto a breve il nodo sarà Catania, con probabile buona pace di Bari e Salernitana. Il tecnico calabrese, come risaputo, gioca a 3 in difesa e in Romagna ha vinto il campionato con 2 sottopunte alle spalle dell'unico attaccante. Di nomi per Catania già ne sono circolati parecchi: Artistico, attaccante di valore su cui i rossazzurri lavorano da tempo, capomaggio del Cirignola per il centrocampo, mentre per la difesa si parla di Moretti dell'Inter, l'ultima stagione con la Propatria. Un mese per creare l'ossatura della squadra è l'obiettivo che vogliono centrare Faggiano e Grella insieme al tecnico designato. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.